Caro padre Rinaldo, è bello ritrovarsi con te, con tutti i tuoi confratelli e con tanti altri fratelli e sorelle, a pregare insieme in questo luogo a noi tanto caro e ad elevare lo sguardo verso il volto della madre e del bambino che da secoli hanno accolto le invocazioni e le lacrime di tanti sofferenti della nostra comunità cittadina, ottenendo talvolta le grazie richieste e che ci hanno donato in Padre Pio un modello e un richiamo alla sensibilità operosa nei confronti degli ammalati. Il privilegio di essere qui, dinanzi alla venerata icona con cui dialogava il mistico frate di Pietrelcina, attingendo la sapienza, il coraggio e la forza per divenire un cireneo e per quanti erano sotto il peso della propria croce, ci sprona a rinnovare la nostra filiale fiducia in lei e a presentarle i bisogni di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, delle comunità ecclesiali di cui facciamo parte, ma anche di un'umanità che sembra sempre più fragile di fronte alla tentazione di vivere come se Dio non esistesse. Oggi, 18 maggio, ricorre il 103° anniversario della nascita del Santo Pontefice Giovanni Paolo II, che giustamente, come viene spesso ricordato in queste sere, ha segnato la storia della Chiesa della nostra generazione per la sua profetica intuizione di istituire la Giornata Mondiale dei Giovani. Noi Unitalsiani e aderenti all'Associazione dell'Avis continueremo a custodire nel nostro animo la testimonianza anche per la sua straordinaria fiducia nella Vergine Maria, alla quale si è sempre rivolto e consacrato, come testimonia l'espressione che lui stesso ha scelto come motto del suo pontificato, Totus Tuus. Rimarrà scolpita nella nostra memoria in modo esemplare e a tratti eroico, con il quale ha accettato, offerto e mostrato la fragilità della sofferenza, senza quelle false vergogne che talvolta tenta i sofferenti e le loro famiglie. Infine, mi permetto di ricordare che San Giovanni Paolo II, che come è noto detiene ancora il record dei pontefici che hanno fatto delle visite apostoliche da parte integrante del mandato petrino, ha compiuto il suo ultimo viaggio internazionale proprio a Lourdes, il 15 agosto 2004, presso la grotta di Massabielle, indicando Maria quale porta del cielo e speranza di tutta l'umanità. Con tali intenzioni, ora, a nome degli aderenti all'Unitalsi e all'Avis di San Giovanni Rotondo e a nome di tutti coloro che pregano con noi, rivolgo la comune supplica alla Beata Vergine delle Grazie, prima di iniziare la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù, benedetto del frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria,
mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.